Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati e bentornati sul Games Channel. Esattamente come ci eravamo salutati, il gioco è ripartito proprio con quell'inquadratura, con Agro qui sopra, vicino alla nostra lei, che sia compagna, che sia sorella, che sia, non lo so, insomma. Come al solito rimango ammutolito dalla bellezza, dall'estetica di questo gioco. Però a causa di questo inizio non mi è possibile provare quella roba con le colombe. Vediamo se noi ci allontaniamo. Dai, rimettetevi là. Intanto ne approfitto per canti, ho capito cosa avete scritto, sai? Ah, eccola! L'avete scritto. Mi avete detto alza gli occhi, guarda lì. E avete messo il simbolo della lucertola. Eccola. Che botta, poveraccia. Ah, l'ho uccisa malissimo. Vabbè, con quella caduta non poteva essere altrimenti. Speravo di tagliargli solo la coda. Ora, quindi. Abbiamo lui. Lui come colosso da affrontare. Agro, vieni qua. Le Agro! colombe purtroppo non si appollaiano. Dai, sarà per la prossima volta. Non voglio rimanere qui troppo a lungo. Ho una voglia di giocare pazzesca. Anche perché è passata una settimanella abbondante. Oh, verso quella direzione là. Interessante. Interessante. Agro! Noi l'ultima volta siamo stati lì. A parte possiamo fare così. Ecco. Vedete? La nebbia, praticamente da quel punto è andata via. Parlo del quarto colosso. Quindi, un giorno noi vedremo la mappa completamente scoperta e priva di nuvole. Adesso bisogna andare di fronte a noi. Effettivamente ci sono tanti bei nuvoloni. Intanto me la faccio un poco a piedi. Sentitela lei. Ok. Ragazzi, ripeto, per me adesso inizia la blind run. Oddio, sì. Quindi sarò più lento anche nell'esplorazione, nel guardare le cose. Mi toccherà studiarmi il colosso. Cioè, questi video potrebbero durare molto di più. Io spero di no, non vorrei fossero troppo lunghi, ma perché semplicemente mi rallenta completamente il lavoro al PC. Solo per questo. Allora, lì c'eravamo stati, sì, la mia Balbec. Andiamo da questa parte, quindi. È in basso? No, 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 no. La voglia di vedere qui sotto. Madonna, guardate che bello. Alzo il volume. Per ora il tragitto è stato sempre breve, breve, però dall'altra parte io un pochettino esplorai i tempi ed era gigantesco il posto. A parte che per il terzo io impiegai più tempo, perché feci un giro diverso. Che bellezza, ragazzi. Che bellezza. Qui davvero è da stendersi e rimanere per ore a guardare il cielo, a guardare il panorama. Beh, qui non mi ci avvicinerei mai. Il mio problema con le vertigini, si farebbe troppo sentire. Wonder invece. Mamma mia. Sì, vabbè.
Io aspetto il primo gioco loro di Bluepoint Next Gen. C'è Demon's Souls e a quanto visto da YouTube è qualcosa di incredibile. Ma voglio un gioco loro, completamente loro. Qui? Non me se ne dà la possibilità? No. Un peccato che questa terra sia stata proibita. Un peccato davvero. È di una bellezza sconfinata. Ma forse lo è proprio perché non vi è più presenza umana. Tendiamo a modificare un po' troppo il territorio. Certo, qui si parla di una civiltà comunque rispettosa della natura, eh. Cioè che sia adesso i clan, la tribù di Wander, come dicevamo, quello che è sicuramente rispettosa. Cioè, guardate, qui c'è quella roba lì che abbiamo visto anche in altre parti, suppongo sia lo stesso. Tra l'altro me l'avete parlato. Vicino a queste strutture ci sono lucertole. Plurale, a volte anche più di una. Quella la luce di Kirin. Attenti, attenti, stiamo attenti. Guardate l'erba, quanto è bella, quanto è bella. Ho sentito il versetto della lucertola. Cazzo. No, non sarà mai morta. Allora. Sentite, è ancora vivissima. Beh, combatterla qua in cima, no, forse non credo. È bello perché è completamente intuito. Cioè, gli appigli sono evidenti, mi piace un sacco. Eccola! No, Wonder, veloce! Mi spiace, mi spiace, mi spiace. Beh, oggi scorpacciata di code. Ne abbiamo prese due, eh. Qui una. Stile Assassin's Creed? Possibile salire ancora più? Sì. Vedete, questo si vede. Questo bianco highlight, visto che l'avevate citati nei commenti. Questa magia, eccetera. Ti fa capire che. Oh, no, vabbè, guardate come ti allontana la visuale. Per farti ammirare. È veramente questa roba all'Assassin's Creed. Cioè, o meglio, Assassin's Creed è alla Shadow of the Colossus in questo caso, perché è precedente. Si allontana, no? Inquadrature. Ti fa vedere per bene il panorama, la Forbidden, perlomeno, da questa posizione. Guardate quanto è immensa e bella. Il santuario principale credo che si riesca a vederlo da ogni angolazione, un po' come la Torre Oro Bianco, che finisco sempre per citare. Poi Spectre ci fa i meme su di me. Allora, beh, evito il tuffo. Mi avete detto che Wander è un osso duro, però. Ci siamo fatti un po' male. Però ecco, ma la posso rischiare, insomma. Non muore malissimo. Vedete? Questi piccoli santuari sacrari.
Avete visto, lì abbiamo pregato, c'era la stele magica. La memory card. Cosa, cioè, questo vi fa capire che questa terra era da meno votata alle divinità, ai Dormen, a quanto pare. Non credo che questo dio sia arrivato successivamente. In precedenza c'era un dio diverso, un dio della luce. O le divinità, magari benevole, per poi essere sostituite, sopraffatte da delle divinità oscure, come stiamo speculando sui Dormin. Oppure semplicemente gli uomini di questo posto non avevano capito con chi avevano a che fare. In realtà questa è sempre stata la terra dei Dormin, per così dire. Cioè, quindi questi sacrari erano rivolti a loro. Le persone ci credevano fortemente. Oh! Frutta! Sì, dai, ci siamo fatti quei tuffetti. Un po' di frutta non potrà farci che bene. Tanta frutta! Qui allungheremo un bel po' la vita, eh. Ehi! Sto mancando. Ehi! Devo. Non è proprio precisissimo. Che bello come cade, però. Anche il rumore. Cioè, si capisce che colpisce l'erba, che sbatte sull'erba. Vedete, fateci caso, aumentiamo la barra della salute. Guardate. Pam. Finché ne prendiamo una alla volta non si nota, cioè appare la barra ma non te ne accorgi, ma adesso che ne abbiamo prese diverse. Qui c'è sicuramente. No. In Uncharted ci sarebbe stato un tesoro. Al 100%. calmo, calmo, agro. Voleva sfuggirmi, eh. Se fossimo in Red Dead o in Skyrim con la modalità sopravvivenza. Tutta questa frutta me la sarei tenuta nello zaino. Invece no, con un wonder mangiamo tutto subito. Per diventare più forti. Ok. Da quella parte, ma avevamo visto. Che bella comunque questa roccia qua. Cioè, guardate bello. Tendo a ripetermi. Tento a ripetermi. Bellissime come al solito le vostre speculazioni, ragazzi. Ormai credo. Ci siamo? Com'è cambiata la situazione, l'atmosfera, eh? Molto più grigia e cupa qui. Scusate, ma l'inquadratura di prima mi faceva impazzire. No, l'ho persa. Ho perso quell'inquadratura meravigliosa. Vabbè. Nebbia, acqua e un colosso volante. Ora abbiamo soltanto i primi due elementi, ma anche il colosso. Vediamo se riusciamo a scorgerlo da qua, no? Ad esempio con Kirin potevamo vederlo dalla distanza, era fermo. La nebbia c'è. Allora, io me lo immagino appollaiato da qualche parte. Ci sono strutture. Ci
da quella parte non si può andare. Lì? Ci si passa lì sotto? Agro, mi tocca salutarti un'altra volta? Come abbiamo fatto per il cavaliere? Vediamo. Eh sì. Mi tocca separarmi da Agro. Il che non... mi innervosisce, cioè mi, nel senso mi agita. Preferisco sempre averlo attorno, lei. Può essere importante per una fuga. Ma qui c'è acqua. Insomma. I Dormin sono stati chiari. Tra l'altro voi avete fatto anche un'osservazione su... sui Dormin come numero. Potrebbe essere un'unica... un'unica... divinità. Quelle vo... oddio. Oddio. L'assenza di musica l'apprezzo notevolmente. Solo lo sbattito delle ali. E del suo peso. Madò che bello. E del suo peso. Bella proprio la scena. Adesso parte la musica. Ma come diavolo? No, qui non... oddio, in realtà possiamo già capire, forse. Ali. L'ala sinistra, l'ala destra. E forse il corpo. Non so la testa, non credo. Ma come diavolo ci arrivo? Lì c'è quella colonna, ma... la coda potrebbe essere la chiave. Molto lunga. Sì, ma... ma davvero mi toccherà farmela a nuoto. Calma. Calma. Provato ad aggrapparmi, ma niente. Terrificante. Questo è terrificante. Cioè, io qui sono... completamente in suo potere. Immagina... pensate a un'aquila. A un falco. Quando preda, no? La sua preda, quando caccia la sua preda in volo, in picchiata. Qui non potrei fare nulla. Allora. Madonna. Bellissimo. E a quanto pare la coda non è raggiungibile. Quella colonna, forse nella parte posteriore, mi sono degli appigli, perché da qui davanti non parrebbe. Rimane fermo comunque. Sinceramente l'avrei fatto fra un po'. Volevo vedere più proprio l'ambiente. I Dormin hanno fretta. Mi aiutano. Questo già comunque fa capire un bel po' di cose. Vabbè. Mi è sembrato troppo in alto. Però c'era del pelo? Sì, qua, 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 qua. Bellissimo. Allora. Mamma mia.
No! No, 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 non facciamo cazzate. Sta buono. Oddio, in realtà così forse lo innervosisco solo. Non è semplice. Non credo io possa staccarmi. Ok. Dovrei fare questo. Sì, giù. Sì. Mamma mia, ragazzi. Quanto può essere epico questo. Gli facciamo un male enorme. Non, a sto punto non credo abbia tanti punti vitali. O i classici tre. Ok, finito. Via, 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 via. Non mi piace rimanere qui. Che bello. Le ali sicuro. No! Secondo me sono le ali. Perché la spada, come sapete, illumina il sigillo. Insomma, nella parte centrale non vi appariva niente. Sicuramente un altro. Altri due sigilli si possono trovare alle tue estremità. Ne sono abbastanza convinto. Allora, io direi di fare la stessa cosa. Attiriamo la sua attenzione. Caro mio, Skyrim in questo mi ha fatto scuola. Ok, è pronto, è pronto. Sì. Per ora vince. Vince a mani basse lo scontro. Almeno lo scontro. Allora. Aspettiamo che si metta, diciamo, in maniera... No, così, così è terrificante, così è terrificante. Ho i brividi io. Ok. Fai questa curva, bravo. Cerca di volare in linea retta, dritto. No, così non va bene. Plana, semplicemente plana. Non sbattere le ali. Vedete il sigillo, sì. Dai. Non mi ha dato mai tempo. Per ora. E... Oddio. Tanto dolore. E io mi sto stancando. Ragazzi. Riposiamoci, riposiamoci. Adesso cadrò. Adesso cadrò. L'ho fatto di proposito. Ed è andato benissimo. È stato bellissimo. No. Corri. Riposati. Riposati qui. Mi sono lasciato per cadere di sotto. È stato bellissimo. Ok. Rimaniamo qui. Ora.
Qua si potrebbe fare delle magie clamorose. Cioè, usare la gravità per raggiungere le parti del suo corpo prima. Ok. Un altro corpo. E va giù. Addio. Arrivano. È terrificante. Guardate. Guardate. Ludovico mi ha scritto: e se noi alla fine di tutto ciò? E se fossimo noi i nuovi contenitori di queste... Però perché contenerlo? Contenerlo, contenerli. A me sembrerebbe una liberazione. Cioè, potrebbe usare il nostro corpo, intendevi questo? Chissà. Prima dicevamo un'unica singola figura, quindi a sto punto il termine... Dormin potrebbe essere molto simile al termine Elohim biblico. In quel caso sì, lo troverei affascinante. Nel prossimo episodio parleremo dei Dormin da un altro punto di vista. Egli brama distruzione, ma non è uno sciocco. Distruzione. Aia, questo sarà un po' cattivello, mi sa. Egli brama distruzione, ma non è uno sciocco. Sei tu? Che forma potrebbe avere? È molto peloso nella parte davanti. Questo ha un collo allungato. Molto incuriosito da questo. Molto. Dopotutto mi chiamo Old Snake, ragazzi, quindi. Egli brama distruzione, ma non ho sciocco. Cioè, ok. Attenzione. Ah, c'era quasi. Sì. Ok, dopo un po' va giù, poverine. Non possono tenermi a lungo. Oddio, oddio. Questo scontro è per ora il più bello. È il più bello. Ha battuto il terzo. E a livello di estetica devo dire che, a parte che sono tutti molto belli, forse il più deboli sono stati i primi due, il secondo per me in particolare. Questo qua è stupendo, è proprio stupendo. Ma tutto, cioè, sia il concept, proprio lo scontro, sia proprio il colosso in sé. Per me è dura, però è dura mettere al secondo posto il terzo, perché lo reputo meraviglioso, perché è imponente, è gigantesco e mi piace anche l'ambientazione. Cioè, sopra quel baldacchino gigante si erge in tutta la sua imponenza. Quello mi fa venire i brividi, davvero. Però... questo, ragazzi...
Chissà, chissà cosa ci attende ancora. Cioè, io sono senza parole a livello estetico e puramente di bellezza, dico, è clamoroso il gioco. Allora, dicevo, nel prossimo episodio parlerò dei Dormin. È una cosa che osservai agli inizi. Cioè, agli inizi, la prima volta che giocai io Shadow of the Colossus. Vi ricordate? Che ve l'avevo menzionato, vorrei fare un riferimento a un personaggio biblico. Lo farò. Sperando che il gioco me ne dia il tempo, perché io rimango ammutolito. Ragazzi, vi ringrazio di cuore, come al solito, per la vostra presenza, per la vostra condivisione. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti, ciao a tutte.